Serata estiva all'insegna della buona musica per la tappa di Area Sanremo Tour, per la prima volta presente a Nicosia. Si tratta dell'unico concorso ufficiale per aderire ad Area Sanremo, il quale dà diritto ad accedere al Festival di Sanremo. Si tratta di una prima selezione che avverrà in 100 città d'Italia e riservata all'area giovani dai 16 ai 36 anni. La tappa è stata patrocinata dal comune di Nicosia, fortemente voluta dal Comitato Donne, che collaborerà con gli organizzatori dell'evento e la direzione artistica. L'idea di portare Area Sanremo Tour a Nicosia nasce dal festival Voci Nostre, la kermesse canora organizzata con successo dal Comitato Donne, nata per promuovere i giovani talenti canori del territorio. Per la riuscita della manifestazione è risultata preziosa la collaborazione con Alfredo Lofaro, musicista, scopritore di talenti e produttore musicale. Piazza Garibaldi strapiena per assistere a questo spettacolo musicale. La serata è stata presentata in modo professionale da Rachele Bonomo e dalla voce storica di Radio Studio 2, Ferdinando D'Amico. 17 i giovani concorrenti che si sono esibiti. Un gruppo di alto livello, nonostante la giovane età, si sono alternati sul palco. Ilaria Cascio con il brano Io che amo solo te, Giusy La Fisca con il brano La cura, Giusy Lenia Pricacciante con L'uomo che amava le donne, Cristian Di Vita con Nel nome del padre, Francesco Vecchio con Donna troppo presente, Miriana Giuliano con Impazzivo per te, Simona Vitale con High Rider Go Blind, vincitrice di Voci Nostre 2017. Greta Alessi con You, Alessia Maiuzzo con Costruire, Greta Gagliano con Distratto, Erika Scavuzzo con Se bruciasse la città, Valentina D'Alessandro con Se stasera sono qui, Massimiliano Cocimano con Innamorato come non mai, Lorena Lombardo con Ora, Grazia Casciano con Prude Mary, Virginia Longo con L'anima vola e Salvatore Calandra con Come mi vuoi. Sul palco si sono esibite anche tre ospiti, due giovanissime fuori concorso in quanto non hanno compiuto ancora 16 anni. Si tratta di Elena Campione, vincitrice di Voci Nostre Junior, e Valeria Bellomo. Ospite d'onore della serata la cantante palermitana Alessandra Salerno, che ha proposto dei brani del suo ultimo album. La cantante, conosciuta per la sua partecipazione a The Voice of Italy, ha emozionato la platea con la sua voce e senz'altro ha dimostrato di essere una delle voci più interessanti del panorama canoro italiano. A giudicare l'esibizione dei concorrenti, una giuria d'eccezione composta da Alfredo Lofaro, il pluricampione del mondo di fisarmonica Pietro Adagna ed il responsabile per la Sicilia dell'Area Sanremo Tour, Giuseppe Sturiano. Hanno passato il turno e si esibiranno per la fase regionale del tour, che avrà luogo il 7 e 8 settembre a Villa De Margi, a Gran Michele, in provincia di Catania. Greta Alessi, Grazia Casciana, Ilaria Cascio, Valentina D'Alessandro, Cristian Di Vita, Miriana Giuliano, Alessia Maiuzzo, Erika Scavuzzo, Giusy La Fisca, Virginia Longo, Giusy Lenia Pricacciante, Francesco Vecchio e Simona Vitale. In tutto 13 cantanti a dimostrazione dell'altissimo livello delle esibizioni. Il sindaco Luigi Bonelli, in rappresentanza dell'amministrazione comunale di Nicosia, insieme all'assessore Ivan Bonomo e Rita Scinardi, in rappresentanza del Comitato Donne, hanno auspicato che questa manifestazione sia la prima di tante altre edizioni, diventando così uno dei pilastri dell'estate nicosiana.